L'Australia brucia mentre le associazioni di beneficenza chiedono aiuto al mondo con donazioni in denaro. In un giorno raccolgono 18 milioni di dollari, davvero commovente. Ma poi il mondo gira ed io mi chiedo, ma poi il mondo gira ed io mi chiedo, ma poi il mondo gira ed io mi chiedo. Quali droghe usate? Sono confuso. Ditemi che è un sogno, davvero serve una donazione per salvare il mondo. Perdonaci terra per il nostro egoismo, perdonaci per l'inettitudine di una sbagliata abitudine. Ipertensione che mi pervade e nelle vene la rabbia arde. Da quando è più importante importare denaro nelle casse che aiutare una parte del pianeta che muore. Il simbolo del calore che ti stritola gocce di sudore, ti soffoca e poi tutto muore. E che ce ne faremo un giorno di questa terra arida, arida, di questa terra arida. Perdonaci terra per il nostro egoismo, perdonaci per l'inettitudine di una sbagliata abitudine. Ipertensione che mi pervade e nelle vene la rabbia arde. Da quando è più importante portare denaro nelle casse che aiutare una parte del pianeta che muore? Il simbolo del calore che ti stritola, gocce di sudore, ti soffoca e poi tutto muore. E che ce ne faremo un giorno di questa terra arida? Ce ne faremo un giorno di questa terra arida, arida. Sono il ragazzo che non esiste, che perisce la voce di un animale che piange e continua a non capire, non capisce. Inquiniamo il mare, gli oceani da dove tutto nasce, trasformando il paradiso nell'inferno. Mangiamo la carne imbottita di antibiotici, cannibalismo, terremoto, movimento sismico. Ed arriva un sorriso mentre un attentato islamico arriva, poiché tradito da un amico. Il mondo è affamato, l'uomo è l'ingordo, divoriamo tutto, siamo affamati nella pancia e nell'anima. Scrivo di me nelle righe di un pentagramma, e se non riesci a capire cosa sono, allora anagramma l'alfabeto interpella i numeri dell'universo e forse capirai di quanto io sia diverso. La tecnologia è arrivata nello spazio ma non riesce a fermare un incendio. Non sono sicuro che tutto accade per mano della natura, penso più che l'uomo giochi a fare Dio, decidendo, dando un prezzo alla vita, all'ecosistema del pianeta. Fottuti esseri umani incapaci di essere reali, meditate gente, meditate uomini, soldi sono un mezzo per la nostra vita, non lo scopo della nostra esistenza.